Salve a tutti, sono Diora Madama, sono una cantautrice e autrice, quindi sì, cantautrice fondamentalmente. And that's it! Doveva essere Madama inizialmente, in quanto è un ossimoro, perché intorno al Settecento la Madama era sia la donna di alta borghesia e sia la proprietaria dei bordelli, si chiamava con lo stesso identico nome. Quindi l'ho usato come nome e cognome. Diora perché c'è la mia migliore amica che mi ha sempre chiamato in questo modo Diora, quindi non c'è un significato particolare per il Diora, è solo un legame affettivo al nome, quindi è diventato una sorta di nome e cognome. Ok, speriamo bene. Come ti senti sul leggere? Come ti senti a stare sul palco? Bene, spero capiti sempre più spesso perché è diciamo, la ragione della mia esistenza fondamentalmente, quindi mi sento bene, non è una cosa scontata, credo, sentirsi bene, mi sento allineata in quel momento, è una terapia, possiamo dire, molto meglio di una qualunque terapia, quindi benissimo, ci siamo. Quindi questa tortura di domande è a sorpresa. Okay. Cosa ne pensi dei talent? Devo dire che la prima volta ho anche provato, solo perché sono stata chiamata, ho fatto i casting, ma sono andata diciamo con quell'atteggiamento di persona che non vuole andare a fare il talent, quindi sono andata senza... Ti prendono! Sì, non mi sono preparata a niente, cioè nel senso... ovviamente mi sono preparata i brani, però la mia attitudine non era quella da conquistare il talent, quindi chiaramente non mi hanno presa. Però io non mi sento tipa da talent, poi io sono così incazzosa che verrei presa come per fare no i meme, diventerei un meme praticamente, quindi forse è meglio di no. Se dovessi scegliere un superpotere, quale sceglieresti? Ah, oddio, che grande domanda! Cioè me lo chiedo tutti i giorni in realtà, cioè ce ne sono tante, dico, cioè no, tutti i giorni penso vorrei poter fare questo, però magari non ho i superpoteri. Beh, oddio, sceglierei di ottenere quello che voglio, di poter manipolare la realtà, non tanto, ma le persone sembra brutto, la realtà come decido io, cioè io voglio che oggi accada questo e accade, ecco vorrei, ecco con uno schiocco di dita, tipo una settimana d'addio. Tipo una settimana da Dio. Ecco, vorrei essere Dio per una settimana. Almeno una settimana. Allora. No, tutte pese. Cosa ne pensi dei trend di TikTok? Vai, vai. Mi sono già espressa prima. Vogliamo gentilmente. Beh, io penso che non ci si possa opporre al progresso della tecnologia, quindi cioè TikTok esiste e dobbiamo accettare che esiste. Non mi reputo una tipa da TikTok, non funziono, penso di non funzionare su TikTok. Quindi dovrò trovare anche il modo per funzionare in qualche modo, però non so quante volte ho detto modo. Non mi sento tagliata per quel tipo di piattaforma, forse lo sarò tra un po', non lo so, o forse no. A volte pensi di meritare qualcosa di più di qualcun altro? Assolutamente sì, nell'ambito musicale. Sì, no, non penso di dover essere al centro dell'universo sicuramente, però penso che, come ben sappiamo, c'è molta gente che non si sa perché e dov'è, e quindi sì, non perché io sia la migliore di tutti. Cioè io sono meglio di qualcun altro è meglio di me, quindi sì, io come molte altri colleghi meriterebbero di essere da un'altra parte in positivo, quindi viva la sincerità. Ciao amici del Lift, ricordatevi di guardare la live e buona serata, è stato bello.